Oggi siamo a Scanno. Chi vi parla è il parroco della parrocchia Santa Maria della Valle di Scanno, Don Carmelo Rotolo. Ma ci troviamo nel santuario della Madonna del Lago. Questo santuario ha una sua bellissima storia. Anticamente gli abitanti di Scanno, quando dovevano andare a Sulmona, la città più importante presso la quale andavano a fare le proprie spese, dovevano dal paese, venendo verso il lago, scendere attraverso la montagna per una strada che è qui davanti al santuario, ma era molto impervia, pericolosa e anche lunga. Ed allora, per accorciare la strada, pensarono di fare un intaglio qui nella roccia che voi vedete, ecco questa roccia. Qui fecero una strada proprio incavando perché potesse passarvi, oltre che la persona, anche un animale carico con il suo basto. Poiché la strada dava sul lago ed era pericoloso passarvi, tutti quanti erano invitati, prima di passare qui da questo punto, a dire una preghiera e poi, quando ritornavano, ugualmente un Padre Nostro e un'Ave Maria. Ma pensarono anche che non bastava dire soltanto la preghiera. E allora un pastore dell'epoca, nel 1543, intagliò una piccola statua di circa 32 centimetri. Eccola qui, vedete qui questa piccola statuetta che voi vedete. E rimase questa statua per tanti secoli a proteggere quelli che andavano a Sulmona e ritornarono. Verso il 1750-52, un pastore si trovava qui a fare i suoi lavori di boario e vide davanti qui, vicino alla statuetta della Madonna, una luce luminosa. Si avvicinò, ma la luce non c'era più. Questo avvenne per 2 o 3 volte, avvenne per vari giorni. Questo carissimo devoto della Madonna, un buon cristiano, si rivolse al parroco e riferì tutto l'accaduto. Il parroco venne a vedere, però non avvenne davanti a lui nessun avvenimento. Ecco, voi vedete che c'è qui questo operaio sul lago, ci sono i buoi e in lontananza proprio anche il paese. Allora il parroco credette a questo uomo e pensò: qui dobbiamo noi fare una chiesa. Domandarono i permessi alla curia diocesana di Sulmona, costruirono la chiesa e nel 1702 questa chiesa venne inaugurata e venne benedetta. Da quel momento parecchie persone si recavano qui a pregare la Madonna del Lago e ottennero moltissime grazie. Una grazia importante che poi è stata ricordata anche da un poeta, il parroco dell'epoca, che in latino scrisse un distico, e ve lo dico in italiano, che diceva così: io ero curva perché non potevo camminare, ma con l'intercessione della Madonna adesso sono diritta e posso andare davanti ringraziando Dio. Questa ragazza era di Villetta Barrea, era stata portata dai genitori per 2 volte a chiedere la grazia. Solo alla terza volta poté ritornare a piedi, come usava allora, poté ritornare a Villetta Barrea a piedi. Da quel momento tante grazie sono state operate e sono state elargite dalla Madonna, meglio, elargite da Dio mediante l'intercessione di Maria Santissima. E tanti, non solo di Scanno, ma anche dei paesi vicini, delle regioni vicine, persino dalla Puglia, che allora si chiamava la terra di lavoro, venivano qui a chiedere grazie. E molti, molti lasciavano poi in ricordo quello che avevano ricevuto come grazie. Questi quadri, questi ricordi, sono proprio il
a memoria delle grazie ricevute. Ce ne sono tanti, alcuni sono stati persi, però la devozione alla Madonna è veramente importante e a Scanno è grande la devozione a Maria Santissima. Nella parrocchia di Scanno due sono i grandi impegni dei cristiani, anzitutto verso Gesù sacramentato, ed è la cosa più importante, la devozione alla Madonna, la Madonna del Lago, ma anche sotto altri titoli come la Madonna del Carmine, la Madonna delle Grazie e ultimamente anche la Madonna Ausiliatrice, la Madonna Incoronata e la devozione al Santo Protettore Sant'Eustachio. Quando la gente veniva al Lago non diceva andiamo al Lago, perché questo piccolo santuario dista da Scanno circa 3 chilometri, ma dicevano andiamo alla Madonna. E venendo qui alla Madonna, all'approssimarsi proprio vicino a 500-600 metri, ci sono le Via Crucis, che in dialetto si chiamano le iconicelle, un'abbreviazione della parola icona. La prima iconicella rappresenta l'Annunciazione della Madonna. Poi ci sono le varie Via Crucis. Se la gente veniva proprio per fare la passeggiata, ma soprattutto per fare la visita alla Madonna, e iniziava il rosario dalla prima iconicella, piano piano veniva qui nella chiesa, terminava il rosario, diceva le litanie e concludeva la sua preghiera. Il Torcia, uno degli studiosi della storia napoletana, che noi appartenevamo al regno di Napoli, delle due Sicilie, ecco, quando parla di questo santuario dice la Madonna di Scanno, e tutti hanno chiamato sempre così la Madonna di Scanno. Non ci sono grandi feste, però c'è il ricordo nella liturgia, nell'anno, di questa devozione alla Madonna. Il 30 di aprile si viene in processione da Scanno, si preleva la statuetta della Madonna e in processione la si porta nella chiesa parrocchiale, dove è esposta per tutto il mese di maggio, e tutte le mattine c'è la Santa Messa in onore della Santissima Trinità, pregando Maria Santissima, c'è la Messa alla sera e c'è la recita del Rosario, ma c'è anche una bella devozione alla Madonna. Si dice andiamo a fare la visita alla Madonna, e le preghiere che si dicono sono proprio la visita alla Madonna. Un'altra festa importante è quella del 25 di marzo, perché questa chiesa, quando fu benedetta, venne intitolata alla Madonna Annunziata. Ogni tanto, ogni 4-5 anni, in qualche circostanza particolare, tutta la popolazione di Scanno, insieme a quella di Cocullo, di Anversa, di Castrovalva, di Villalago e di Frattura, fanno una processione attorno al lago a piedi o flambò la sera, e ha partecipato a questa processione varie volte anche il nostro vescovo, il vescovo di Sulmona. Un'altra cosa importante che ricorda questa devozione, questo santuario, è la prima domenica di luglio. La prima domenica di luglio si faceva una volta la fiera, si chiamava la Fiera della Madonna. Ora, questo tempietto, che è molto caratteristico, molto bello, dedicato proprio all'Annunziata alla Madonna, ha delle cose stupende. Ecco, ci sono queste tele che sono del Settecento. Ecco, la prima tela, ecco, abbiamo la Nascita della Madonna. L'altra tela è la Dormizione della Madonna. Non chiamiamo la morte della Madonna, perché la Madonna poi, dopo il suo sonno dalla terra, è stata assunta in cielo. Ecco la terza tela. Sono tele molto belle queste. Una caratteristica di questa chiesa, se uno ci viene, anzitutto è veramente silenziosa. C'è il lago davanti, ma entrando in chiesa ci si sente in un posto veramente mistico, direi paradisiaco. E se poi vediamo un po' tutto quello che c'è qui nella chiesa, vediamo che chi è che domina sono gli angeli.
Ecco, nella volta, per esempio, sono tutti angeli, al centro lo Spirito Santo. Qui, vicino alla statuetta della Madonna, due angeli. In uno c'è, ecco l'angelo del Signore, si faccia a me secondo la tua parola. Vicino alla statuetta, altri due angeli. È proprio un piccolo paradiso qui vicino al lago. Del resto, se noi veniamo a Scanno, voi che potete venire a Scanno a vedere, il paese stesso è un piccolo paradiso, è un luogo veramente bello, interessante, che merita di essere visto, merita di essere visitato e merita anche che ci si faccia qualche giorno di riposo. Qui nel Tempio della Madonna del Lago noi veniamo spesso per pregare e molte persone che vengono qui pregano. C'è un quaderno che viene aggiornato continuamente dai visitatori e parlano alla Madonna. Sono pensieri veramente belli, interessanti. E che cosa chiedono alla Madonna le persone? Anzitutto la pace nella famiglia. Chiedono la benedizione per i figli. Ultimamente, proprio nel mese di aprile, il 21 di aprile, c'è una bella scritta. Cara Madonnina, 2 anni fa sono venuto con mio marito e ti abbiamo chiesto la grazia di avere un secondo figlio. Adesso siamo qui e insieme a mio marito, insieme al primo figlio, c'è anche Miriam che ha 13 mesi. Ecco, vedete, una delle grazie, uno dei pensieri, perché tutti quanti dobbiamo nella nostra vita, vedete, dobbiamo nella nostra vita avere grande devozione alla Madonna, non fatta soltanto di preghiera, sì, la preghiera, il rosario, ma fatta soprattutto di imitazione delle virtù della Madonna. E la Madonna è stata santa, è stata umile, è stata pura, la Madonna è stata caritatevole. Queste virtù noi dobbiamo cercare di imitare in Maria Santissima perché siano nostre. E soltanto così noi potremo vivere il mese di maggio, il mese mariano, il mese che è dedicato tutta a Maria Santissima. E non dimentichiamo come siamo stati educati da piccoli e come cerchiamo di educare i piccoli a fare i piccoli fioretti alla Madonna, quelle piccole mortificazioni, quei piccoli momenti di preghiera, e Maria Santissima certamente ci aiuterà nella nostra vita. Concludiamo dicendo con fervore una preghiera a Maria Santissima, che è la conclusione della preghiera che diciamo noi alla fine della visita a Maria Santissima. Ecco, ti prego, madre mia cara, per i bisogni della Santa Chiesa, a me ottieni il perdono di tutti i miei peccati, la vera imitazione delle tue eroiche virtù, l'umiltà, la castità, l'obbedienza e la pazienza, soprattutto la carità e la santa perseveranza fino alla morte, quando desidero essere da te particolarmente assistito. Ti prego anche per i bisogni spirituali di tutta la mia casa. Dammi, cara madre mia, la tua santa benedizione.